Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì da 8 anni su questa rete in prima serata parla di salute e lo fa ospitando in diretta i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a interagire con voi e a rispondere alle vostre eventuali domande. Oggi parleremo di una patologia che mi sta particolarmente a cuore, l'artrosi, malattia reumatica cronica molto diffusa e in molti casi anche piuttosto invalidante. Pensate che solo in Italia ne soffrono qualcosa come 4 milioni di persone, almeno 4 milioni di persone. Che conforto terapeutico può dare la chirurgia rigenerativa per quanto riguarda questa patologia? Potrebbe essere un'alternativa alle cure tradizionali, farmaci antidolorifici, antinfiammatori, chirurgia protesica. Quando può essere utilizzata la chirurgia rigenerativa, in quali casi, con quali metodiche, con quali risultati? Naturalmente approfondiremo tutto questo sconfinando anche in quella che viene chiamata traumatologia dello sport. Ci dirà tutto il nostro graditissimo ospite, ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al dottor Gabriele Tavolieri. Buonasera, Buonasera a dottore. voi, buonasera a voi. Sta bene, Sì, sorridente, grazie. giornata di relax. Con sala operatorio o senza sala operatorio? Oggi ambulatorio e poi eccomi qua. Ecco, dottor Gabriele Tavolieri, responsabile, dirigente responsabile dell'ortopedia Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Principalmente l'equipe da lei diretta di che cosa si occupa, dottore? Noi ci occupiamo principalmente di chirurgia protesica ed artroscopica di anca, ginocchio e di spalla. Noi parleremo in questa puntata, come i nostri telespettatori possono leggere in grafica, di chirurgia rigenerativa. Quali nuovi orizzonti può aprire anche in ortopedia, visto che viene utilizzata anche in altri campi, dottore? La chirurgia rigenerativa senza dubbio oggi è la nuova frontiera, quella che ci permetterà, speriamo, di arrivare a rigenerare il tessuto cartilagineo, il tessuto osseo e quindi ad eliminare quella che, come giustamente diceva lei, è una delle patologie più importanti e più invalidanti, quindi l'artrosi. È un po' quello che rappresentano i nuovi materiali nella chirurgia protesica. Certo, diciamo che tutto volge a cercare di migliorare la qualità della vita. Anche in campo ortopedico, ovviamente, la prevenzione è sempre fondamentale, no? Quindi è impossibile, anche nel campo della sua specialistica, diciamo così, trascurare fattori come alimentazione equilibrata, attività fisica, quanto sono importanti anche per evitare una patologia seria qual è l'artrosi. Io penso che sia il passaggio fondamentale. Una vita sana, un'attività sportiva giusta, corretta, senza esagerare, in base all'età e alle proprie possibilità, senza dubbio con una dieta giusta può aiutarci notevolmente. Il dottor Gabriele Tavolieri è a vostra disposizione fino alle 22:30. Come leggete in grafica, parleremo di artrosi, soprattutto di metodiche nuove afferenti alla cosiddetta chirurgia rigenerativa. Naturalmente, come vi ho detto in presentazione, parleremo anche di traumatologia dello sport, proprio con possibilità di intervento grazie a questa metodica chirurgica. Lo potete contattare telefonando allo 0871 58 73230 oppure 58 73235. Potete anche scrivergli al nostro indirizzo mail che è salute@rete8.it. Fino alle 22:30 parleremo di artrosi. Naturalmente il nostro specialista è a vostra disposizione anche per altre domande, altri quesiti, altri consigli che riguardano la sua sfera professionale di competenza. Le chiedo subito: che malattia è, dottore, l'artrosi? Così facciamo anche un focus da un punto di vista dell'anatomia e poi Certo. entriamo in sala operatoria. L'artrosi è una patologia cronica degenerativa che colpisce le cartilagini articolari. Sicuramente le articolazioni più colpite sono quelle che sono sottoposte al carico, quindi anca, ginocchio, ma anche la colonna lombare, dorsale e cervicale.
noi dobbiamo distinguere un'artrosi primaria, quindi idiopatica, dovuta all'invecchiamento, all'usura, da un'artrosi secondaria, quella che invece è dovuta magari a pregressi traumi, a fratture articolari, ma anche a pregresse meniscectomie. In passato sappiamo che l'intervento di meniscectomia era un intervento che si eseguiva per via artrotomica, quindi si apriva l'articolazione e questo portava inevitabilmente alla rimozione completa del menisco, quindi andando ad eliminare un ammortizzatore all'interno dell'articolazione, nel tempo poi si è creato un quadro di artrosi importante, ma anche dovuto a necrosi ossee, per esempio. Quindi, diciamo, le patologie secondarie sono diverse. Come origina l'artrosi? Ne conosciamo le cause, dottor Tavoli? Come stavo dicendo, la causa principale è quella idiopatica, quella dovuta al naturale invecchiamento. Invecchiamento. Purtroppo la cartilagine è un tessuto che non si rigenera perché è poco vascolarizzato e quindi non rigenerandosi si usura e a un certo punto va a esaurirsi completamente. L'artrosi in realtà è una patologia, come diciamo, cronica, quindi la possiamo differenziare in vari stadi. La prima fase, quando l'artrosi è soltanto una fissurazione, è spesso asintomatica, quasi sempre asintomatica, quindi noi diciamo in qualche modo la sottovalutiamo fino ad arrivare al quarto stadio dove abbiamo la completa scomparsa della cartilagine articolare, quindi con l'eburniazione dell'osso, l'osso che si indurisce, l'asse del, in questo caso del nel ginocchio che diventa varo-valgo con una forte limitazione funzionale, zoppia e dolore, soprattutto al carico. Primo stadio, che è quello più lieve, come ci ha appena detto, fisioterapia, attività fisica potrebbero risolvere la patologia in embrione, diciamo così, un tutore potrebbe essere utile, ad esempio. Guardi, nei primi stadi io penso, come stavamo dicendo all'inizio, una giusta alimentazione, una giusta attività sportiva, una ginnastica è sicuramente fondamentale. Quando noi parliamo di ginnastica, io intendo globalmente, nel senso che se noi parliamo di una problematica di un'articolazione, noi dobbiamo valutare il paziente, quindi il soggetto sempre a 360 gradi, cioè non soltanto soffermandoci sull'articolazione colpita, ma guardando tutto il corpo, perché molte volte un sovraccarico di un'articolazione può essere causata da uno squilibrio posturale, per esempio. E quindi dobbiamo valutarlo per intero, non pensare al paziente come una parte soltanto del corpo e tralasciare il resto. Sicuramente nelle prime fasi la terapia, oltre che ginnica, ma anche una terapia fisioterapica ci può venire in aiuto, è naturale, come d'altronde anche gli antinfiammatori, ma in questo caso noi non stiamo curando la causa, cioè curiamo Certo. l'effetto, noi curiamo la componente infiammatoria, quindi curiamo il sintomo, ma non riusciamo a curare la causa. È in questa fase che si fa un po' uso e abuso di antidolorifici, antinfiammatori, dottore. Sì, noi non dobbiamo pensare. Allora, il farmaco secondo me è un grande ritrovato, è un aiuto importante, ma non dobbiamo pensare di trovare sempre la scorciatoia e dire mi curo prendendo l'antidolorifico, cioè abbassando o innalzando la soglia del dolore, cioè quindi noi in quel caso continuiamo ad usurare non avvertendo il dolore, questo perlomeno nei primi stadi, perché poi quando in realtà il quadro è conclamato, il farmaco diventa anche in questo caso inefficace. Secondo stadio, iniezioni di acido ialuronico, che ruolo potrebbero avere ad esempio gli integratori? Allora, l'acido ialuronico senza dubbio è una buona soluzione. Quindi parliamo di una viscosupplementazione. Io faccio sempre lo stesso esempio, cioè è come se noi mettessimo un olio nuovo dentro un motore usurato. Cosa voglio dire? Che non avremo un motore nuovo, avremo un motore che scivola meglio. L'acido ialuronico fa sì che riusciamo a diminuire l'attrito all'interno dell'articolazione e quindi lubrifichiamo l'articolazione, quindi usuriamo meno l'articolazione e agiamo anche sulla sintomatologia dolorosa.
Onestamente, sugli integratori presi per via orale, io penso che sia più un vantaggio per la casa farmaceutica che per il paziente. Saliamo di livello come gravità della patologia e dobbiamo necessariamente entrare in sala operatoria, pulizia dell'articolazione, interventi in artroscopia fino ad arrivare alla protesi. Allora, diciamo che i trattamenti sono diversi, è vero. Io sono molto scettico sulla cura dell'artrosi, con l'artroscopia. Spesso, noi sentiamo dire facciamo una pulizia dell'articolazione, noi non puliamo assolutamente nulla. Io penso che intervenire su un quadro artrosico con un'artroscopia spesso, è inutile e anzi, dannoso, perché noi inevitabilmente troveremo all'interno dell'articolazione, quindi su un'articolazione usurata, troveremo anche un menisco usurato e spesso poi ci viene di rimuovere questo Nel caso menisco, del ginocchio. assolutamente, nel caso del ginocchio, assolutamente. Noi andando a rimuovere questo menisco usurato non facciamo altro che dare un minimo giovamento per qualche tempo, ma poi andare a peggiorare inevitabilmente il quadro, perché andiamo a rimuovere un ammortizzatore che, anche se un po' rovinato, sta ancora svolgendo la sua funzione. Quindi io sono, diciamo, contrarissimo all'utilizzo dell'artroscopia come cura dell'artrosi. L'artroscopia è un presidio validissimo che noi dobbiamo però tenerci per le lesioni traumatiche del menisco. Anche perché poi magari ne possiamo parlare, Certo. oggi noi siamo molto conservativi sul menisco, spesso quando è possibile cerchiamo di salvarlo e di suturarlo. Abbiamo anche un video che spiegherà Sì, proprio sì. questa metodica. Fatta questa doverosa premessa per inquadrare l'artrosi e i vari stadi della patologia e come si può intervenire da un punto di vista terapeutico, adesso daremo spazio ovviamente alle novità che passano attraverso la chirurgia rigenerativa. Prima però, 21:43, do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Da Sì, da dove chiama? Lanciano. Sì, buonasera. Salve, io ho 52 anni e ho un problema al ginocchio. Mi è stato diagnosticato un quadro di artrosi. 15 anni fa ho avuto un trauma, una frattura di tibia, e da lì diciamo che sono iniziati un po' i miei problemi al ginocchio. Ho consultato alcuni specialisti, Non facciamo professionisti. nomi, per cortesia. No, no, no. Erano tutti d'accordo, diciamo, nella diagnosi di artrosi. Però, ecco, qualcuno pensava all'artroscopia. Tanti, purtroppo, hanno pensato anche a una protesi di ginocchio. E visto, ecco, che mi ritengo ancora giovane, volevo sapere se c'erano delle novità o delle procedure per poter procrastinare, ecco, questo intervento così importante come quello di una protesi. Allora, resti in linea perché se il dottor Tavolieri le deve fare qualche domanda, come l'aiutiamo il nostro amico di Lanciano? Allora, guardi, io penso che, come stavo appunto dicendo, che se il suo quadro è artrosi, l'artroscopia l'accantonerei senza dubbio. Lei ha 52 anni, se il dolore è un dolore importante che la limita nel quotidiano, c'è un razionale in un discorso chirurgico protesico, ma se invece non è un dolore così importante, se lei riesce ancora a svolgere le sue attività, non soltanto diciamo di passeggiata, ma anche di un po' di attività sportiva, sicuramente si potrà giovare di nuovi trattamenti. Noi stiamo passando dalla chirurgia sostitutiva alla chirurgia rigenerativa. Cosa voglio dire? Che prima di pensare ad un quadro di protesi di ginocchio in questo caso, magari è possibile, magari è anche corretto l'indicazione, perché oggi non, vedendo la sua radiografia, non potendolo visitare, non lo so dire, ma se il quadro artrosico non è così marcato, tanto che qualcuno le vuole fare addirittura un'artroscopia, molto probabilmente noi potremmo agire con la rigenerazione. Da qualche anno
si sta studiando una metodica nuova e veramente molto interessante, l'utilizzo di cellule mesenchimali prese dall'adipe, quindi dal grasso. E queste cellule mesenchimali fondamentalmente sono delle cellule staminali adulte che sono totipotenti, cioè sono ancora in grado di differenziarsi, e una di queste possibili differenziazioni sta nel trasformarsi in tessuto cartilagineo. Allora, detto questo, voglio dire, noi non siamo maghi, non facciamo magie. Se il quadro artrosico è di primo, secondo grado, quindi non un quadro eclatante, io penso che lei può per il momento accantonare l'idea di una chirurgia protesica e pensare ad un trattamento rigenerativo. Il nostro amico di Lanciano ha altre domande, tra poco parleremo proprio di questa metodica, entreremo nei dettagli di questa metodica. Altre domande per il dottor Tavolieri? La ringrazio, osserverò attentamente. Grazie, bocca al lupo e se ne consiglia il nostro esperto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Penne. Sì, buonasera. Buonasera, io ho un problema al ginocchio da mese di maggio. Sì? Sì, che problema? Dico subito. Sì, però ce lo dica sto problema. Lacune cistiche subcontrali. Non abbiamo capito, puoi ripetere per favore? Lacune cistiche subcontrali di natura geotica. Sì. Ma questo c'è un menisco interno ampiamente degenerato. Sì. Ma scusi, quanti anni ha lei? 65. 65? 65, sì. 65. Allora, guardi, le dico. Ora, ho fatto una visita all'ortopedico, mi dice di mettere mezza protesi. Ah, ok. Allora, sì, allora, la protesi monocompartimentale è un'altra delle armi a nostra disposizione. La protesi monocompartimentale necessita di un accurato studio, non soltanto clinico, ma anche radiografico. Cosa le voglio dire? Che se il suo ginocchio ha un quadro artrosico limitato al compartimento interno o esterno, a seconda se è un ginocchio varo o valgo, possiamo approcciare questo tipo di chirurgia, ma a patto che il grado di deviazione in varo o in valgo sia inferiore ai 15 gradi, che la femoro rotulea sia integra e che il pivot centrale, quindi i legamenti crociato anteriore e posteriore, siano presenti e ben stabili. In questo caso si può pensare ad un'ipotesi di chirurgia protesica monocompartimentale, altrimenti lei rischia di fare un intervento che è comunque in parte invasivo, ma che potrebbe non essere risolutivo. Nostro amico di Penne, altre domande per il dottor Tavolieri? Altre domande? Sì. Ho fatto un'altra visita a Bologna. Sì. Richiede ricovero per artroscopia, cartilagineo e perforazione del focolaio. Sì. Con iniezione di cellule staminali. Sì. Allora, questo è quello che stavamo dicendo, che noi facciamo da un po' di tempo. Ha un razionale, se, come dicevo, il quadro artrosico non è molto importante, l'utilizzo di cellule staminali supportato da un'artroscopia, ma non artroscopia per andare a mangiare o a togliere la parte di cartilagine, ma soltanto per andare a evidenziare l'area, il focolaio di lesione condrale, questo può essere sicuramente una buona soluzione. Grazie al nostro amico di Penne. Altra telefonata in linea. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Lama di Penne. Sì, buonasera, faccio la domanda al dottor Tavolieri. Io veramente volevo parlare dell'anca, siccome ho avuto una protesi all'anca destra. Sì. Io ho sentito di questa nuova chirurgia rigenerativa. Sì. E sulla sinistra, che ho problemi anche sulla sinistra, era possibile fare questo metodo rigenerativo? Allora, devo fare la protesi anche alla sinistra? Sì. Allora, resti in linea. La protesi l'ho fatta proprio laterale. L'ha fatta? Sì.
tutta la Pierangeli, diciamo. Sì, ok, va bene. Allora, le dico che se lei, dico sempre la stessa cosa, noi non facciamo miracoli, se il quadro artrosico sia dell'anca o del ginocchio, quindi è di un grade, di grado lieve o moderato, lei può avvalersi di questa metodica. Se invece il quadro artrosico è importante, se lei per esempio ha difficoltà a mettersi le calze, a allacciarsi le scarpe, se lei ha difficoltà a sedersi su sedie basse, molto probabilmente il quadro artrosico potrebbe ormai essere un po' troppo avanzato e quindi deve valutare anche l'ipotesi della chirurgia, anche perché anche dal punto di vista chirurgico sull'anca abbiamo fatto passi avanti importanti. Oggi la chirurgia mini invasiva ci aiuta molto. Tutto sta, ripeto, nello studio della sua articolazione, sia dal punto di vista clinico, e nel caso ne dovessimo approcciare un trattamento di chirurgia rigenerativa, non è sufficiente un esame radiografico, ma dobbiamo andare ancora un pochino più in maniera approfondita e forse la risonanza magnetica è l'esame più indicato. Grazie al nostro amico Di Lama. La ringrazio. Grazie a lei, grazie. 21:52, altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto. Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Io chiamo da Pescara. Prego. Santa Teresa Pescara. Senta, sì. Io sono un paziente del dottor Tavolieri. Sì. Ho una protesi all'anca fatta a Ravenna e sono stato operato da lui a Pierangeli con la protesi al ginocchio, però io soffro di artrite reumatoide e adesso sono in procinto di farmi la protesi all'anca, l'anca destra, l'altra anca. Sì. Ho sentito che il dottor Tavolieri ha un nuovo metodo per operare per una protesi della protesi all'anca spostando il muscolo. Volevo sapere qualcosina in più rispetto a questa operazione, perché tra poco dovrò purtroppo per me andarlo a trovare per farmi questa operazione di protesi anca. All'altra sì. Pratica. Allora, dottor Tavolieri. Sì, è quello che stavo dicendo poc'anzi. La chirurgia mini-invasiva è un ulteriore step, un ulteriore passo avanti per la chirurgia protesica. Cosa vuol dire? Allora, noi non dobbiamo confondere la chirurgia mini-invasiva con la piccola incisione. Questo è un discorso prettamente estetico che molte volte lascia il tempo che trova. La chirurgia mini-invasiva si può eseguire sia per via anteriore, sia per via laterale o posterolaterale. La nostra via d'accesso è la via posterolaterale. Dove sta la novità? Sta nel non toccare o perlomeno non lesionare gli extrarotatori dell'anca. Cioè noi facciamo una piccola incisione, ma non sulla cute, sotto, dove il paziente non vede. Il video che abbiamo preparato, dottore? No, è una, diciamo, quella è un'altra metodica. Sì, diciamo che il paziente non vede, ma in realtà è lì la vera novità, cioè dove staccando soltanto un tendine che è il piriforme e poi repertandolo e reinserendolo alla fine dell'intervento, noi riusciamo a richiudere l'articolazione anche dalla parte interna, non lesioniamo, non sezioniamo i muscoli, ma è una via transmuscolare, quindi passiamo attraverso i muscoli e tutto questo probabilmente non si vede, ma dà dei risultati sicuramente migliori rispetto al passato, perché il paziente comincia a deambulare la mattina successiva all'intervento chirurgico, il ricovero si abbrevia tantissimo di 2 o 3 giorni e il recupero è sicuramente più veloce. Non soltanto questo, ma anche l'utilizzo di nuovi materiali. Noi utilizziamo protesi a stelo corto, a presa meta epifisaria, quindi vuol dire che noi risparmiamo il collo del femore, cioè siamo sempre molto conservativi, perché soprattutto in un paziente giovane dobbiamo pensare al futuro, e il futuro potrebbe essere, non sa mai, un'eventuale revisione. Se noi utilizziamo questo tipo di metodica, potremmo reimpiantare una protesi di primo impianto e non una protesi molto più invasiva da revisione. In bocca al lupo al nostro amico di Pescara che dovrà mettere l'anca dall'altra parte.
Grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo. Grazie a lei. Altra telefonata, poi devo andare in pubblicità. Pronto Rete 8? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo da provincia di Chieti. Sì, vabbè. Sì, io ho c'ho una domanda da fare al professore. È tutto suo. Ecco, io un paio di anni fa, lì da voi, a Pierangeli, sì, ho fatto una condroplastica al ginocchio. Sì. Ecco, dopo un po' di tempo ho fatto anche l'infiltrazione con 3 punture di acido ialuronico. Sì. Ecco, adesso va abbastanza bene, però ogni tanto sento dei dolori. Dovrei sì. fare ulteriori infiltrazioni o che cosa? Dottore. Allora, come dicevo poc'anzi, l'infiltrazione di acido ialuronico è un'altra buona arma a nostra disposizione. Se lei con l'infiltrazione fatta qualche tempo fa ha avuto un giovamento... Appena dopo l'intervento. Sì. Cioè lei ha fatto intervento e subito infiltrazione? Sì. Dopo un po' di tempo allo spatocco ho fatto questa infiltrazione. Sì. Perfetto. Ok, allora se le infiltrazioni le hanno dato un buon miglioramento, almeno per sicuramente. Io cammino sì. bene, solo però ogni tanto sento dei dolori. Dovrei okay. fare qualcos'altro? No, sì, guarda, però allora... lasci parlare perché sennò no, non ne veniamo a capo. No, dicevo che l'acido ialuronico è una buona soluzione. Se l'acido ialuronico le ha dato un buon miglioramento per almeno 6-8 mesi, può tranquillamente ripeterlo. Le dico anche che l'acido ialuronico in realtà è una categoria. Cosa vuol dire? Che non esiste l'acido ialuronico, esistono tanti tipi di acido ialuronico e tanti tipi di acido ialuronico con una densità differente. Nel suo caso, se lei ha già un ginocchio che comincia a essere con un quadro di artrosi diciamo, media o importante, può avvalersi di un acido ialuronico cross-linkato, cioè molto più denso rispetto all'acido ialuronico diciamo, classico, e invece di fare il ciclo di 3 infiltrazioni può farne una sola, che agisce per un tempo più lungo e spesso con risultati migliori. Nostro amico sì. della provincia di Chieti ha posto sì. così altre domande. No, io volevo solo chiedere se devo fare ulteriori accertamenti prima di fare questa infiltrazione. Ma guardi, lei ha fatto un'artroscopia e ripeto, non è giusto giudicare, ma se lei ha fatto un'artroscopia e subito dopo ha fatto un'infiltrazione, forse poteva fare direttamente l'infiltrazione e non l'artroscopia, visto che comunque... No, era rotto la cartilagine, capito? Perfetto, è quello che le stavo dicendo, infatti. Continui con l'acido ialuronico, che è forse la scelta migliore. Grazie dottor Taroli. Un saluto all'amico della provincia di Chieti, 2158, vado in pubblicità, poi è arrivata anche una mail per lei, ci vediamo fra pochissimo. 3 minuti dopo le 22, di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata all'artrosi curabile con metodiche di chirurgia rigenerativa. Ne stiamo per parlare con il nostro ospite, il dottor Gabriele Tavolier, responsabile dell'ortopedia Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Ne parleremo tra poco, prima lo spazio volentieri a queste altre telefonate. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sì. Buonasera, chiamo da Pescara. Sì. Avrei qualche domanda appunto in merito al mio ginocchio, la situazione che mi è capitata. Se sono più domande, per cortesia sia breve, così do spazio anche ad altri telespettatori. Assolutamente. Guardi, fine gennaio mentre correvo ho sentito una fitta a un ginocchio abbastanza importante, dopodiché 2 giorni dopo ho fatto una risonanza. Se posso le leggerei un attimino parte del reperto. Sinteticamente, per cortesia. Sì, una riduzione di spessore della fibrocartilagine meniscale, disomogeneità del tratto prossimale del legamento collaterale, poi versamento articolare che interessa il corpo di Hoffa, rotula in posizione lievemente più alta della norma e entesopatia del tendine quadricipite. Che devo fare? Esatto, che devo fare per recuperare per l'attività dottor Tavolier, ecco. Che deve fare il nostro amico di Pescara? Allora, diciamo che il suo ginocchio è un po' un mix di un problema degenerativo e traumatico, infiammatorio. Se lei non ha mai avuto dolore in passato,
Se il dolore si è verificato dopo un'attività sportiva, non so se ha accentuato nell'ultimo periodo l'attività, quindi stiamo parlando di una patologia soprattutto di natura infiammatoria, cioè una entesopatia del tendine quadricipitale, un'ipertrofia del corpo adiposo di Hoff, faceva pensare a una patologia infiammatoria. Quindi la patologia infiammatoria noi la curiamo con ghiaccio, antinfiammatori. In questo caso la fisioterapia, per esempio la TECAR, può essere una buona soluzione. Io penso che questo possa essere il primo approccio alla sua problematica. Oh, okay. Naturalmente, fondamentale nel periodo che lei si cura, deve stare a riposo. Cosa vuol dire? Non stare fermo, vuol dire fare una ginnastica per mantenere il tono muscolare valido, ma non correre sul dolore. Ok, perfetto. La cyclette posso utilizzarla? La cyclette la può utilizzare, sì. A posto? Okay. Bene così? Va bene, grazie. Grazie al nostro amico di Pescara. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Castelfrancano. Sì, prego. Senta, io volevo chiedere al professore, sta parlando solo del ginocchio, io volevo sapere se parla anche della spalla. Certo, mi dica. Se ha qualche domanda specifica, sì. Nel suo caso, cosa vuol sapere? Io mi sono rotto la cuffia dei rotatori e sono stato operato in artroscopia. Sì. E adesso mi si è ripresentato di nuovo il caso, volevo sapere se il professor Tavolieri fa anche la spalla. Allora, sì, quello che le voglio dire è che se lei ha già lesionato i tendini da cuffia dei rotatori, bisogna valutare se lei è stata sottoposta a un intervento di sutura della cuffia dei rotatori, cioè se è stata suturata, oppure se la sua lesione era una lesione massiva e i tendini erano talmente retratti da non poter essere suturati. Questo è fondamentale, perché reintervenire su un'articolazione già operata ha delle criticità. Prima di pensare ad una soluzione conservativa o di nuovo chirurgica, il primo passaggio senza dubbio è ripetere una risonanza magnetica e vedere a oggi lo stato della sua articolazione e dei suoi tendini. Altra domanda, il nostro amico di Castelfrantano? Sì, volevo sapere se eventualmente posso avere una visita presso la clinica di Pierangeli, vero? Lei deve chiamare in clinica e poi le daranno i riferimenti. Grazie, grazie. Va bene, grazie, buonasera. Grazie a lei. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sono una signora di Atessa. Sì, buonasera signora. Vorrei chiedere, dottore, devo fare una protesi al ginocchio, però mi è sorto un'infezione, un'erisipia alla gamba. Sì. E adesso sono andata a un ortopedico e questo ortopedico ha detto: signor, io non mi prendo la responsabilità di mettere la protesi, perché con l'infezione si può infettare e poi che dobbiamo amputare la gamba. Volevo sapere, dottore, se è vero che non posso fare questa protesi con questa erisipia. Allora, specialisti a confronto. Allora, sì, allora, con un'infezione in atto sono pienamente d'accordo con il collega, non si può intervenire chirurgicamente. Lei prima deve risolvere la problematica infettiva con una cura antibiotica. Sì, ma sto già con l'ospedale di Chieti, la malattia infettiva. Perfetto. Però questo ancora mi dice se è cronico, non è cronico. Ma guardi, non esiste un discorso cronico, nel senso che se lei ha un'infezione ed è un'infezione batterica, bisogna fare un esame colturale del liquido che fuoriesce da questa lesione, e isolare il germe, fare una terapia antibiotica mirata
risolvere il problema infettivo e una volta che lei ha risolto il problema infettivo può senza dubbio sottoporsi a intervento chirurgico di protesi. Fino a quando ha un'infezione in atto, sono d'accordo con il collega, il rischio che poi possa infettare anche l'articolazione è reale, quindi non è corretto intervenire. Però, dottore, scusi, non mi esce il liquido, è rimasta, già lo sto facendo più di 2-3 mesi, una puntura ogni 21 giorni, però oggi sono andata al controllo, ha detto tanto devo fare ancora altre punture. Allora, signora, guardi, le spiego. Se non c'è una lesione discernente, lei deve fare degli esami ematochimici, deve fare gli esami del sangue, valutare indici di flogosi tipo VES, PCR, di dimero, fino a quando questi valori sono fuori norma non può intervenire. Grazie alla signora dietessa, vado veloce perché un'altra telefonata, mi fanno segno dalla regia. Pronto, Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Città Sant'Angelo. Sì, buonasera. Sono Alessio. Buonasera. Allora, Alessio. Ho avuto una risposta proprio questi giorni, quindi ho visto il dottor Tovaglieri, volevo chiedergli questo. Qui mi dicono non alterazioni morfostrutturali ossea focolaio, piccola risostosi emerge dalla lidiaca, incipienti segni degenerativi, artrosi in sede cox femorali bilateralmente. Sì. E a me sono 7 mesi che mi hanno trovato una, mi fa male molto infiammato il sacro iliaco. Volevo sapere che significa incipienti segni degenerativi artrosici. Non ho che capito. Significa? Incipienti segni degenerativi artrosici in sedi cox femorali bilateralmente. Vuol dire che lei ha un quadro non soltanto di un'infiammazione della sacro iliaca, quindi della parte articolare tra il bacino e la colonna lombare, ma anche un problema di artrosi dell'anca. E quindi deve curare le due cose. Bisogna vedere in realtà quanti anni ha clinicamente. 45. 40, è giovanissimo. Qual è la limitazione funzionale? Se lei ha più un dolore inguinale o più un dolore, diciamo, invece lombare. Se il dolore è localizzato più all'inguine, vuol dire che noi dobbiamo privilegiare la problematica dell'anca. Se invece ha un dolore diciamo lombare, lombosacrale, è più un problema della schiena. Quindi se il dolore è inguinale bisogna valutare sia clinicamente che radiograficamente il suo quadro e poi avere a disposizione, ce l'abbiamo, un ventaglio di possibilità, dall'infiltrazione con acido ialuronico alle cellule mesenchimali e nei casi più seri alla chirurgia protesica. Bene così, il nostro amico di Città Sant'Angelo? Sì, la ringrazio. Grazie, grazie a lei. La faccio riposare qualche minuto perché vedo che dalla regia il mio monitor di servizio non ci sono telefonate, la faccio riposare per quanto riguarda le risposte dei telespettatori, ma la faccio lavorare perché finalmente spieghiamo queste metodiche nuove, a cominciare dalle infiltrazioni di gel piastrini. Può partire il video che abbiamo preparato, il dottor Tavolieri ce lo può spiegare, in che cosa consiste questa metodica? Allora, il gel piastrinico è una metodica relativamente nuova, io la utilizzo da circa 10 anni. Si esegue un semplicissimo prelievo di sangue periferico, circa 10-15 cc, dopodiché il sangue viene centrifugato a 1500 giri per circa 5 minuti e noi andiamo a separare la parte corpuscolata del sangue dalla parte sierosa. All'interno della parte sierosa, quella parte gialla, vi è la presenza di dei precursori delle piastrine. Queste hanno un alto valore, sia è un potere, sia antinfiammatorio, sia di natura rigenerativa. Questa metodica
Io attualmente la sto utilizzando poco sulle lesioni, sulle problematiche articolari, perché secondo me le cellule mesenchimali hanno un potere sicuramente maggiore, lo utilizzo sulle patologie tendinee croniche, sullo sportivo che ha una patologia tendinea, per esempio la tendinite del rotuleo o la tendinite dell'achilleo, che affligge sicuramente molti sportivi. Poi le chiedo vantaggi e svantaggi di questa metodica. 21:22:15 do spazio a quest'altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? 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 Sì, buonasera. Pronto? Da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Teramo. Sì, prego. Faccia pure la domanda al dottor Tavolieri. Volevo chiedere una domanda al professore per quanto riguarda la cura della coxartrosi. Sì. Faccia la domanda però. Vorrei sapere come si deve curare. Coxartrosi come si cura, allora, dottor Tavolieri? La coxartrosi è un po' generico, nel senso che dipende, ripeto, dal grado di usura della sua articolazione. Se il grado di usura è di un primo, secondo stadio, cioè se lei riesce ancora a farsi delle passeggiate abbastanza lunghe, se non ha grossa difficoltà nel salire e scendere le scale, se la qualità della sua vita è ancora discreta, bisogna comunque fare una valutazione clinica e strumentale. Per esempio potrebbe in questo caso pensare ad una soluzione di tipo rigenerativo con le cellule mesenchimali. Se invece il quadro artrosico è importante, un terzo o quarto stadio, se lei ha difficoltà nella deambulazione, nel salire e scendere le scale, ripeto, per esempio nel mettersi le calze o le scarpe, a quel punto vuol dire che la limitazione è importante e la soluzione rimane a oggi la chirurgia protesica come gold standard. Bene così il nostro amico di Teramo? Bene così. Allora, forse non l'abbiamo più dall'altro capo del telefono. Do spazio a un'altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama, signora? Dalla provincia di Chieti. Provincia di Chieti, sì, ce lo può dire il paese. Ah, il paese? Provincia di Chieti. Sì, mi fai posso dire, Valida. Non ho capito. Paglieta. Paglieta. Buonasera, la signora di Paglieta. Buonasera. Prego, faccio la domanda. Io tutti i giovedì vi sento. Allora, grazie. Io sono una signora di 67 anni. Sì. Allora, il menisco, normale ginocchio, non posso camminare più. Sì. Non posso salire le scale, non posso fare niente. Ho messo il ghiaccio, non gli fa bene, quindi. E allora, il menisco non ce l'ho più e la cartilagine non ce l'ho più. Cosa devo fare? Miracolo. No, allora, se lei ha 67 anni e la cartilagine non ce l'ha più, vuol dire che il quadro... Tutta consumata, sì, anche il menisco. Perfetto, ok. Se quindi ha un quadro artrosico... Sì, tanto. E allora io penso che per lei a oggi l'unica soluzione che abbia un razionale è un intervento chirurgico di protesi di ginocchio. Oh Madonna, deve mettere la protesi, signora. Mamma mia, non cammino più, non posso salire le scale, non posso fare più niente. Quindi, 67 anni, c'è da campare altri minimo 50-60, metta la protesi. Mamma mia. Ho paura. No. Grazie, vabbè. In bocca al lupo. Va alla bene, signora di Paglieta. Vi ringrazio tanto. Grazie a lei, grazie alla nostra fedelissima telespettatrice di Paglieta. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto, buonasera. Sì, da dove chiama? Sentite, io chiamo D'Avezzano. Sì, buonasera, la sentiamo benissimo. Dica. Volevo chiedere una cosa al professore. Allora, ha parlato di chirurgia rigenerativa e in particolare di cellule mesenchimali per curare la coxartrosi. Circa questo aspetto volevo chiedere due cose. So che queste cure non sono coperte dal Servizio Nazionale, che sono cure, credo, sperimentali a pagamento, mi sbaglio? No, guardi, questa è una cosa un pochino controversa. Si può fare anche in convenzione. Altra domanda? Si può fare anche in convenzione. Si può fare anche in convenzione. L'altra... I centri dove possono essere fatte in convenzione queste cure. Come, scusi? I centri dove si possono fare in convenzione. Dove possono essere fatte, allora, in convenzione? Noi nella nostra clinica, nei casi selezionati,
se c'è una giusta indicazione si può prendere in considerazione questo tipo di chirurgia. Altra domanda o va bene così? Okay. Grazie, grazie. Grazie all'amico di Avezzano. Altra telefonata per il dottor Tavolieri. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, da dove chiama? Buonasera. Buonasera, io chiamo da Pescara. Prego, sì, faccio la domanda. Senta. Pronto? Sì, faccio la domanda, signora. Sì, sì, la sentiamo benissimo. Allora, senta, io un mese fa, praticamente camminando, mi sono sentita, diciamo, una morsa sia al petto che alla spalla, pensando che era un infarto. Invece mi hanno riscontrato che era una frattura. Ecco, adesso mi hanno messo il busto a questa schiena, la schiena, specialmente la spina dorsale, come si dice? Oddio, sì. Adesso io mi scuso perché non sto tanto bene col dolore. Sì. Praticamente la schiena. Sì. La quarta e la quinta mi hanno detto che si è fratturato. Praticamente mi hanno messo questo busto. Vorrei sapere, naturalmente, dopo di questo busto, io ho fatto la risonanza magnetica, mi hanno detto che erano solo due fratture. Sì. Naturalmente sono un po' preoccupata perché sento con questo busto ancora dei dolori e non so se mi va a posto più che altro, perché ho l'osteoporosi, mi hanno detto. Cioè, sì. Dottor Tavolieri, sì. Allora, aspetti signora, sentiamo che dice il nostro specialista. Le fratture vertebrali spontanee spesso sono dovute all'osteoporosi, quindi la cura è corretta, cioè in realtà i primi 30-40 giorni c'è bisogno di un riposo a letto e poi l'utilizzo di un busto ortopedico particolare a tre punti che blocca la colonna dorsale in questo caso, guarigione è abbastanza lenta perché una frattura vertebrale guarisce e guarisce sempre purtroppo in deformità, cioè la vertebra si deforma a cuneo e guarisce almeno in 4-5 mesi. Lei deve fare comunque una MOC, una mielometria ossea, valutare lo stato reale della qualità del suo osso e poi intraprendere una terapia farmacologica che possa in qualche modo aiutare la qualità del suo osso. Bene così la signora, la nostra amica di Pescara? Praticamente che ritorno almeno, non so perché, a camminare, avere una frattura, mi sono preoccupato del professore. No, vabbè, lei tornerà a camminare, deve avere un po' di pazienza, deve dare il giusto tempo di guarigione, di consolidazione della frattura, sapendo, ripeto, che spesso le fratture vertebrali guariscono in deformità, cioè la vertebra si schiaccia un pochettino. Praticamente a me questo busto che mi hanno dato, che mi hanno messo, sinceramente, c'è una piastra a petto perché mi hanno detto... Perfetto, è giustissimo, è il busto che lei deve indossare, sì. Bene così, grazie alla signora di Pescara. Altra telefonata per il dottor Tavolieri, pronto Rete 8? Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo dalla provincia di Pescara. Sì. Sì, salve. Buonasera professor Tavolieri. Buonasera. L'ho incontrata tramite la nostra Murgante, Giusi. Sì. Una settimana fa. Sì. Io le volevo chiedere, sei anni fa, come le dicevo, sono stato operato da un suo collega Chieti, da Saline. Sì, vabbè, i nomi non li facciamo per cortesia. Okay, non li facciamo. Per cortesia, cortesia. Va sì. Bene, sì. Allora, praticamente ho tramite la volta che ci siamo visti, praticamente ci ho il crociato nuovamente rotto. Sì. Com'è possibile che in uno sport come il triathlon, che limita molto gli infortuni, io posso aver rotto il crociato di nuovo? Soprattutto, quanti casi ci sono di rottura del crociato dopo la ricostruzione? Allora, il crociato anteriore, una volta ricostruito, si può rirompere, come si può rompere, diciamo, un ginocchio con un crociato sano. Quindi se c'è stato un evento traumatico successivo alla ricostruzione del legamento crociato anteriore, il crociato può di nuovo risultare lesionato. Bene così?
La percentuale, scusi, delle nuove rotture sullo stesso crociato operato, ma quanti si rompono? Non c'è una percentuale, nel senso che l'evento traumatico è un evento imprevedibile. Ci sono sportivi, professionisti e non, che fanno una vita di sport e non subiscono nessun tipo di trauma e quindi nessun tipo di lesione. Ci sono sportivi che si rompono almeno una volta il crociato anteriore, ci sono sportivi purtroppo che si rompono più di una volta lo stesso crociato, e ci sono anche esempi di sportivi professionisti ad altissimo livello che purtroppo sono andati incontro a recidiva di lesione del legamento crociato anteriore. Grazie al nostro amico di Pescara. Salve. Buonasera, altra telefonata, sono quasi in chiusura di trasmissione, vorrei far vedere anche l'altra metodica nuova che avevamo preparato per questa trasmissione. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama signora? Pronto? Pronto, sto parlando con me o con altri? No, sto parlando con lei signora, buonasera. Da Pescara? Sì, faccia la domanda veloce che sono quasi in chiusura. Sì, senta, un'artrosi al braccio destro, compressione di spalla, ho fatto la teca, vado in palestra, faccio la posturale, ma la notte non posso tenere questo braccio destro a riposo perché mi fa molto male. Volevo capire cosa altro posso fare. Sì. Se lei ha un problema di spalla, senza dubbio il dolore notturno è contemplato nelle lesioni tendinee della cuffia dei rotatori. Se la terapia fisioterapica quindi non le ha dato un giovamento, lo step successivo dipende dall'entità della lesione, o una terapia infiltrativa o un intervento chirurgico. Bene così? Ho capito, perché praticamente non ho cartilagine. Ecco. Quindi se non ha cartilagine, molto probabilmente la chirurgia è la soluzione migliore. Sì. Grazie alla signora di Pescara. Allora, abbiamo parlato prima delle infiltrazioni di gel piastrinico, chiudiamo questa puntata parlando di come vengono utilizzate le cellule mesenchimali prelevate dal nostro tessuto adiposo, quindi sono innesti autologhi, no, dottor Tavolini? Sì, assolutamente sì, questo è veramente è la novità, si fa da poco tempo. Ci sono però studi decennali, che ci dice che si possono avere, se vanno, risultati molto importanti. Quando abbiamo un quadro di usura della cartilagine, in questo caso è un ginocchio, di secondo grado, per esempio, quindi non marcatissimo, noi possiamo andare a fare una piccolissima liposuzione, tipo quella che poi si fanno per rimuovere l'adipe. Abbiamo un video, lo possiamo far vedere ai nostri telespettatori. Sì, scusi se l'ho interrotta. Prego. Quindi facciamo una piccola incisione a livello addominale, in anestesia locale. Viene, praticamente viene prelevato attraverso una siringa in anestesia locale con un piccolo tagliettino di poco più di qualche millimetro, viene prelevato del tessuto adiposo. Questo tessuto adiposo viene a sua volta centrifugato per 4 minuti a 1500 giri e poi viene reso più morbido, per così dire, cioè più fluido, e una volta che abbiamo questo tessuto adiposo, che è un tessuto che è molto ricco di cellule mesenchimali. Cosa vuol dire? È ricco di cellule staminali adulte, cioè di cellule che sono in grado ancora di differenziarsi e diventare altre cellule. In quali casi può essere utilizzata questa metodo? Nei quadri di condropatia, nei quadri di usura della cartilagine, nei quadri di artrosi, ripeto, non molto avanzati, non facciamo miracoli, nel senso che a oggi ancora è la chirurgia protesica quella che ci risolve un quadro artrosico di quarto grado, ma in persone tipo il primo telespettatore che ha chiamato, tipo un cinquantenne con un quadro di usura magari non importantissimo, che ancora riesce a fare anche una modica attività, ma che ha dolore quando magari fa qualcosa di più di una passeggiata, di una camminata, secondo me questo può essere veramente una soluzione che ci sta portando veramente verso il futuro. Cioè stiamo passando, ripeto, dalla chirurgia
sostitutiva alla chirurgia rigenerativa. È veramente un passo avanti importante e noi lo stiamo cogliendo appieno perché riteniamo che possa veramente essere un aiuto per i pazienti. Rischi, controindicazioni di questa metodica? Il rischio, essendo una parte del proprio corpo, non c'è sicuramente nessun rischio se parliamo di rigetto. Il rischio è legato a tutti gli interventi chirurgici dove c'è una piccola percentuale, ma è un intervento talmente poco invasivo che ha lo stesso rischio di una semplice artroscopia di ginocchio. Grazie al dottor Gabriele Tavolieri, grazie per essere stato con noi, dirigente responsabile ortopedia a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Abbiamo parlato di artrosi e di metodiche nuove afferenti alla chirurgia rigenerativa. Grazie dottore, grazie a Francesco Specchiulli in regia che questa sera ha risposto anche alle tantissime telefonate che hanno sommerso il nostro ospite. Grazie Francesco, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo giovedì prossimo e parleremo dalle 21.30 di novità importanti nel trattamento dell'ictus in fase acuta. Sarà con noi per voi il dottor Vincenzo Di Egidio, direttore della radiologia interventistica della ASL di Pescara. Domenica invece alle 12.45 alle 20 in Medicina Facile parleremo di una malattia dei nostri giorni, una vera e propria piaga sociale, il gioco d'azzardo, come risolvere le ludopatie. Ce lo dirà il dottor Adelmo Di Salvatore, responsabile servizio delle dipendenze dell'area marsicana della ASL dell'Aquila. Vi ricordo che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, come tantissime altre e centinaia di puntate di Medicina Facile, è consultabile su YouTube Rete 8 Salute. Vi ricordo infine che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo 21.30. Grazie, buonanotte.